ragazzi, ciao ragazze. Anche oggi abbiamo Diego Itri, il nostro amico, ex amico, come ex cliente, ex, amicissimo, ex vivo, iridologo e non so come definirlo, perché ne sa una più del diavolo, anche lui. Volevamo parlarvi di un problema molto diffuso, il colesterolo alto. Allora, io parlo delle erbe e lui parlerà di queste cose qua, perché oggigiorno tutti sanno riso rosso fermentato, manacolina K 10 mg, omega 3, 9, eccetera. Le erbe, noi siamo erboristi, cosa dicevi prima? Che le medicine nascono? Dall'erboristeria. Tutta la farmacia moderna è nata dalla vecchia erboristeria. Per cui noi che siamo tradizionalisti vi parliamo ancora una volta, perché abbiamo la testa dura, di tisane. Questa è una miscela per il fegato, nella fattispecie per il colesterolo, giusto? Sì. E è a base di erbe che aiutano il suo lavoro di purificazione. Si chiama Carvi, perché Carvi è l'acronimo di tutte le sostanze che adesso andrei a... Sì, c'è il carciofo, foglie, c'è la centaurea, c'è l'alburno di tiglio, un po' boldo, sono diverse e molte altre piante in più, è chiaro. Il carciofo è basilare, perché è il famoso, la pianta che aiuta il fegato, no? Assolutamente, a liberarlo da tutte le tossine. Poi c'è il famoso alburno di tiglio, lo conoscono, lo usano in pochissimi, ma l'alburno è una parte del tiglio importante. Noi conosciamo il tiglio argentato, fiori, bratte, fiori mondi, ma l'alburno è la parte che è tra la corteccia e il tronco principale, dove scorre la linfa dell'albero. La centaurea, che agisce benissimo sul fegato, la centaurea è una delle altre piante, divaghiamo un attimo, che hanno un'azione cortisono simile, come il ribes, di cui abbiamo parlato tempo fa, sulle allergie primaverili, perché è una pianta molto antinfiammatoria, delle reni e delle polmoni, e i piccoli fiori gialli di elicrisio. Bene, la Carvi specifica per il colesterolo va presa 3 volte al giorno, prima di colazione, pranzo e cena. Se non ce la fate, colazione e cena a casa vostra, a mezzogiorno una bottiglietta. È utilissima, si fa solo in 20 giorni, in 3 settimane sono 10 pentolini, perché noi abbiamo un sistema molto pratico per farvele fare, così testiamo teste dure e cerchiamo di farvi fare le tisane, ma poi ci sono anche i prodotti pronti. Bene, invece tu vuoi parlare del colesterolo. Volevo dire che, essendo appunto il grasso che sta nel sangue, nell'iride, si manifesta subito sulla parte bianca. Quindi quando vedete una specie di alone nero, giallo, violaceo, poi lì ci sono interpretazioni anche a livello psicologico, perché l'iridologia vede sia la parte organica che quella psicologica. Comunque, quando vedete un cerchietto sulla parte bianca, se non sapete come fare, venite qua in erboristeria, ve lo vedo io. Cosa si può fare? Anche perché, no, volevo dire un'altra cosa, che il colesterolo si manifesta prima che andate a fare l'esame del sangue. Prima noi lo vediamo, perché si manifesta sull'iride, quindi prima che avete gli esami sballati 240 e quant'altro, si può fare un controllo qua in erboristeria attraverso l'iridologia. Quindi questa tisana funziona, perché ve lo riduce assolutamente. Abbiamo già provato con tante persone, quindi vi invitiamo a venire o a fare un controllo, o se sapete già di avere il colesterolo alto, venite e prendete la tisana adatta, che è questo Carvi 1. Ok, se non volete proprio fare così tanta tisana, che poi sono solo 10 pentolini, ci sono i prodotti pronti delle varie ditte. Io preferisco il Koji perché perché è una mia simpatia, poi un altro preferirà qualcos'altro, e potete fare magari tisana sera e mattina e Koji quando andate a dormire, ed eventualmente un bicchiere di tisana solo la sera, così vi fate un piccolo mantenimento, perché il colesterolo prima che passi ci vuole un pochettino, non è una cosa velocissima. C'era una signora che diceva: soffri di colite da 20 anni, dammi il decimo del tuo tempo, 2 anni per farti stare bene. E così queste sono, è una problematica anche per tante altre patologie. Bene, venite a trovarci. Grazie, ciao a tutti. ciao